Professore, gli anziani spesso hanno un sonno irregolare. Quali sono le cause? Sono molti i motivi per cui il sonno irregolare. Certamente i disturbi urinari costituiscono uno di questi fattori. E sono sostanzialmente di due generi. O una eccessiva eliminazione di liquidi durante la notte, legata a varie condizioni mediche, o un stimolo troppo frequente legato al fatto che le menzioni sono ridotte in quantità o comunque poco efficienti perché c'è un ostacolo allo svuotamento, per cui ogni menzione non ottiene lo svuotamento completo della vescica. Una moderata insufficienza cardiaca può provocare incontinenza durante la notte? Certo, questa è una domanda molto importante perché spesso questo è un fenomeno misconosciuto. Molte volte si attribuisce il fatto di alzarsi molte volte di notte per urinare semplicemente a problemi genitourinari, nell'uomo soprattutto prostatici, nella donna problemi invece della statica degli organi pelvici. Viceversa, in alcuni casi non si tratta di minzioni troppo frequenti, ma si tratta di una quantità di liquidi maggiore che viene quindi eliminata prevalentemente di notte. Cosa succede? Il cuore durante il giorno è impegnato a far muovere i muscoli, a promuovere la nostra attività lavorativa, in più durante la giornata si sta in piedi, quindi in ortostasi, e quindi i liquidi tendono ad accumularsi nella periferia, in particolare nelle gambe. Durante la notte il cuore funziona meglio perché non è impegnato anche a far funzionare la muscolatura e in più si sta sdraiati, quindi in posizione clinostatica. In questa posizione lo svuotamento di quei liquidi che si erano accumulati durante la giornata nelle gambe viene favorita. Quindi chi ha già un'iniziale insufficienza cardiaca vede questo fenomeno molto accentuato e può avere quella che si chiama poliuria notturna, che è poi la causa di tante levate notturne. Le levate notturne, appunto, cioè alzarsi di notte per urinare, hanno poi conseguenze durante il giorno? Certamente, hanno conseguenze molto importanti, perché il non dormire bene e l'alzarsi molte volte di notte, più di due volte diciamo durante la notte, fa sì che il riposo non sia soddisfacente, quindi a parità di ore dormite minor qualità del sonno, fa sì che al mattino ci sia una situazione di irritabilità, di minore efficienza sia dal punto di vista delle attività di tutti i giorni o dell'attività lavorativa se si è ancora in periodo lavorativo, e alla lunga si può anche instaurare una condizione di depressione. L'incontinenza notturna crea anche problemi psicologici, incide per esempio anche sull'autostima? E certamente, soprattutto quando le menzioni notturne si trasformano in incontinenza, e si possono trasformare in incontinenza perché lo stimolo è irresistibile, oppure anche semplicemente perché non si è così svelti da raggiungere il bagno in un tempo utile. E quando ci si bagna durante la notte, questo provoca un crollo dell'autostima, perché ritornare a una condizione dell'infanzia, della prima infanzia, è sicuramente vissuto come una regressione. In più, l'accumulo di urine sugli indumenti causa anche un odore fastidioso e quindi questo può creare anche dei problemi relazionali col partner, con i familiari. Certamente tutte queste situazioni portano a un grave peggioramento della qualità di vita.